Bentornati nel canale. In questo nuovo video andiamo a vedere come ho integrato in OpenHub il rilevamento dei consumi di energia di casa affiancati al rilevamento della produzione dell'impianto fotovoltaico. Per ottenere questo risultato ho utilizzato dal punto di vista dei dispositivi delle schede PZM004T, che non sono nient'altro che delle schede collegate a un toroide, quindi è una pinza amperometrica per fare una rilevazione non invasiva, quindi non bisogna interrompere il cavo dove passa la corrente, ma bisogna semplicemente farlo passare il cavo di fase all'interno di una piccola pinza. Queste schedine, collegate via seriale, trasmettono le informazioni di rilevamento di corrente e tensione e quindi di potenza calcolata, appunto tramite seriale, e io le ho collegate a un ESP8266 che mi permette di elaborare queste informazioni ed inviarle tramite Wi-Fi e tramite MQTT a OpenHub. Sull'ESP8266 ho scritto io il firmware che potete trovare sul mio repository GitHub e trovate il link nella descrizione del video. In OpenHub queste informazioni quindi arrivano tramite MQTT. Quindi ho definito dei point, degli equipment dei point per appunto ricevere queste informazioni che non sono nient'altro che i consumi dei singoli piani di casa e la produzione del fotovoltaico. E poi ho creato anche un point, chiamiamolo virtuale, che mi fornisce l'energia istantanea. Quindi fondamentalmente fa la somma dei consumi e sottrae la produzione. In questo modo, se l'energia risultante è negativa, vuol dire che il mio impianto sta producendo più di quanto più di quanto casa sta consumando. Viceversa, se il risultato è positivo, vuol dire che sto consumando e quindi sto chiedendo l'energia all'Enel. Quindi andiamo a vedere come ho configurato OpenHub per ottenere queste informazioni. Partiamo come sempre dalla mia istanza di OpenHub che gira sul PC, che è pulita, che è quella che uso per i test, e iniziamo a configurare le FINC relative agli ESP che gestiscono appunto il reperimento dei consumi di casa e della produzione del fotovoltaico. Al momento io ho due schedine ESP8266, una al piano terra per i consumi del piano terra e una del seminterrato per i consumi del seminterrato e per la produzione del fotovoltaico. Quindi con un'unica schedina controllo due PZM. Mi manca ancora da fare la schedina al primo piano per rilevare i consumi appunto del primo piano. Quindi andiamo a configurare le due TINC relative agli ESP del piano terra e del seminterrato. Aggiungiamo, è un MQTT ovviamente, iniziamo dagli ESP826612 che è quella al piano terra. Uso ovviamente lo stesso broker MQTT che uso nel sistema standard, così ricevo gli stessi dati. E visto che ci siamo, creiamo anche l'altro, che è semplicemente la numero 13 ed è posizionata in garage. A questo punto andiamo a configurare i canali per mappare i topic MQTT che ci servono per ricevere l'informazione dai dispositivi. Quindi iniziamo a creare il canale che chiamiamo consumo energia PT, è di tipo numerico perché comunque l'informazione del consumo, e andiamo a mettere i topic copiandoli dal canale esistente sull'altro sistema, così faccio più in fretta. Sono cose che comunque abbiamo già visto in altri video. Quindi il topic di state è il topic dal quale riceviamo l'informazione, il command topic non ce l'abbiamo perché non dobbiamo inviare nulla, mettiamo unità di misura watt
è la solita trasformazione JSON path che ci permette di cercare la proprietà power del nostro JSON che riceviamo da MQTT. Creiamo il canale e andiamo ad aggiungere l'equipment. Lo mettiamo nella nostra unica stanza che abbiamo. Questo è un sensore dal punto di vista semantico. Andiamo a configurare questo canale e quindi creiamo il point. Quindi è un measurement power. Aggiungiamo il modello e vediamo se già otteniamo l'informazione. 87 watt, perfetto. Andiamo a fare la stessa cosa per l'altro ISP. Iniziamo dal consumo del seminterrato, quindi creiamo il canale, sempre un numerico, andiamo a copiarci lo state topic ed è assolutamente identico a prima, anche la trasformazione JSON path. Anche perché praticamente il firmware che gira sui dispositivi è simile. E poi andiamo a creare il canale della produzione. Ok, adesso aggiungiamo l'equipment, iniziando da quello del consumo di energia. Vediamo se l'informazione già arriva, perfetto, 132 watt, e adesso andiamo a prendere la produzione del fotovoltaico, quindi aggiungiamo l'equipment. Andiamo a vedere, vabbè, è zero perché adesso è sera e quindi non produce nulla. A questo punto i nostri item, point, equipment sono pronti e dovremmo anche vederli qua. Adesso creiamo quell'item virtuale di cui vi parlavo prima, che serve per sapere qual è l'energia istantanea. Quindi se è negativo stiamo producendo, se è positivo stiamo consumando. Quindi andiamo a creare un item standard. Lo chiamiamo energia in tempo reale, è un number. Adesso andiamo a creare un gruppo che mi permetta di avere un unico valore come aggregato del consumo dell'energia di casa. In questo modo non devo sommare i singoli piani, ma ho un unico valore che mi dà il consumo totale. Quindi creiamo un gruppo, che è un item di tipo gruppo, lo chiamiamo consumo energia, è di tipo gruppo, icona energy, come base type gli diamo number e come funzione di aggregazione facciamo la somma. Quindi entriamo dentro e andiamo ad associargli il point di consumo energia seminterrato e piano terra. Applichiamo e come vedete abbiamo già l'informazione aggregata. Andiamo quindi a creare la regola per popolare l'energia in tempo reale. Quindi andiamo sulle regole. Creiamo una nuova regola, la chiamiamo calcolo energia totale. Quando si scatena questa regola? Quando o cambia il consumo di energia, o quando cambia la produzione del fotovoltaico.
Cosa facciamo quando si scatena l'evento? Eseguiamo uno script. Copio e incollo. Praticamente vado ad assegnare all'item energia in tempo reale che abbiamo creato prima il valore di consumo meno il valore di produzione. Questo tutte le volte che uno dei due cambia. In questo modo io avrò in tempo reale sempre il valore di energia istantanea. Quindi andiamo a vedere se è vero. E lo possiamo andare a vedere magari dal modello semantico. Energia in tempo reale 301, 305. Come vedete si aggiorna in tempo reale. E in questo momento ovviamente è uguale al consumo perché la produzione è pari a zero. Comunque in questo modo io ho un valore che mi dà il valore di energia istantanea. A questo punto su questo valore posso basare delle regole. Ad esempio posso creare una regola che mi invii una notifica o mi faccia suonare Google Home se l'energia totale consumata istantanea è superiore alla soglia dei 3 kW ad esempio. Quindi se questo valore supera la soglia di 3000 per un tot di volte consecutive, invio la notifica. Quindi questa regola, che vedremo nel prossimo video, sarà del tutto simile a quella che abbiamo creato per l'allarme gas. Quindi la creeremo configurabile e monitorabile da app.